Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e iscritti più di tutti, bentornati su Giovi Academy Sport. Io sono Giovi Sport, questo è Robert Road to Glory, episodio numero, non mi ricordo, sono in divisione 1. Ma è amara la divisione 1. Se dovete arrivare in divisione 1, vi consiglio di armarvi di molta pazienza, perché in divisione 1 le cose sono davvero complesse, almeno per me sembra così. Perché comunque voi segnate, ma le perderete alcune, almeno questo è successo a me. Vabbè, commentiamo le partite. Pareggio di Balotelli al 43esimo. Qua però Robben, no, col mancino micidiale, piega le mani di Chiervo. Vabbè, qua un gol della merda, però non me l'aspettavo. Vabbè, finisce 2-2. Seconda partita, questo Belgio con Benteke 79 in attacco. Il primo gol arriva con Benteke 79 in attacco, lo ripeterò fino all'infinito. Il secondo gol arriva con Benteke 79 in attacco. Terzo gol arriva con Benteke di testa. Ma porca troia, certi nervi che mi stavo vedendo questa partita, stavo dicendo, stavo reggiando e quittando, porca troia. Poi arriva il 4-1 con il gol di Benteke. Adler esce con il cazzo di pugni, vaffanculo. Arriva il 5-1 con Mira là. 6-1 con Mertens, questa respinta, lo vedete, no, e basta, non li voglio neanche i crediti, mo quitto e vaffanculo, tu e tutta una razza, tu di Benteke, capo di cazzo e capo di sì. Terza partita, incontriamo il Liverpool. Il primo gol non arriva perché c'è un fallo che secondo me non è fallo. Boh, vabbè, non fa neanche rivedere il replay, vabbè, segna Suarez 1-0, anzi 2-1 perché ho tagliato la parte dei gol, sono comunque agli eroi. Poi arriva anche il gol di Sturridge, 58esimo, arriva l'altro gol di Sterling su questa respinta, il difensore non so che cazzo fa. Poi arriva giusto un gol, boh, su una paperata di Mignolet con Robben, 84esimo, ma ormai è finito, 4-2, niente da fare, anche questa persa. Fino a un pareggio e due sconfitte. Incontriamo la quarta partita, Aubameyang e Diego Costa. Vabbè, il primo gol arriva con un bel pallonetto di Aubameyang, grandissimo pallonetto. Poi arriva il secondo gol con Robben che insiste, grazie al suo equilibrio si mantiene in piedi con il contrasto di Marcelo. Poi arriva il colpo di testa di Bender, 48esimo. Arriva anche il gol di secondo gol di Aubameyang al 62esimo. Arriva un altro gol di Aubameyang con un altro pallonetto. Portiere Cech non riusciva a prendere il proprio pallonetto perché erano proprio calibrati. Finisce 5-1, prima vittoria di oggi, finalmente. Ultima partita, incontriamo una Serie A con un 85 generale di overall. Abbiamo Buffon in porta, però il primo gol arriva con Robben, colpo di testa, non capisco come abbia fatto a segnare di testa senza saltare. Ma poi arriva anche l'altro gol di Robben, questa volta bel gol perché piegato, ha sforato le mani di Buffon. Arriva 2-1 con El Shaarawy con questo tiro veramente buono, secondo me fattibile. Ora questo è il bel gol che abbiamo mai fatto in questa giornata, con un bel Mandzukic, si dribba tutti a segno. Poi arriva anche il 3-2 di Tevez all'angolino sinistro alto. Arriva il 4-2 con Thomas Müller 57esimo. Poi arriva un altro gol con Balotelli di sinistro, all'angolino basso, alle spalle di Adler. Arriva anche il 5-3 con Thor Arjen Robben, 87esimo. Poi questo bel, abbiamo qui questo passaggio per Lam, non volevo per Lam, però Lam, stop di Petter, è in mezzo alle gambe di Buffon, 90esimo. Ah, la sigla qui, la chiude qui, però poi succede una cosa. Attenti, si è verificato un errore dal dragone. Pensavo che era il mio avversario che aveva acquittato, stavo dicendo, ma ha acquittato, ho vinto io. Invece mi ha fatto direttamente uscire da Ultimate Team. Ho provato, ah, è riprovato, ah, connettermi, ma non c'è stato nulla da fare. Se mi ha dato la sconfitta, la manda a fanculo la EA, perché mo mi sta rompendo i coglioni. Una volta che vinco la partita, 5-0 netto, 5-3, 6-3, che cazzo era? Mi devi uscire e non mi fa più riconnettere. E allora io sai che dico?
vaffanculo EA e vaffanculo tra me che sto sempre a giocare a sto gioco. Però il gioco finisce qui, questo episodio finisce qui, scusate lo sfogo, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, qui è GeoGuessBob, se non siete già iscritti, ci vediamo domani con un nuovo video, ciao, bella a tutti e al prossimo video!